prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo dei radiomobili della compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto della Procura della Repubblica di Bologna nei confronti di un 19enne italiano sospettato di aver tentato di uccidere avvelenandola la madre e di aver ucciso il compagno 56enne della stessa. Il tutto è accaduto nella tarda serata di ieri a Casalecchio di Reno, quando una donna, preoccupata dalle urla provenienti da un'abitazione, ha immediatamente contattato la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna. Sul posto interveniva immediatamente una pattuglia della locale stazione Carabinieri, la quale trovava la donna all'interno dell'abitazione, la quale riferiva di essere stata aggredita e avvelenata unitamente al compagno dal figlio, il quale si era immediatamente dato alla fuga. All'interno dell'abitazione, nonostante il repentino intervento del 118, decedeva poco dopo il compagno della donna. Le immediate ricerche poste in essere dai militari del Comando Provinciale di Bologna permettevano di rintracciare il 19enne a casa di uno dei parenti. Lo stesso veniva quindi nell'immediatezza fermato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Ancora in corso le indagini finalizzate a ricostruire le dinamiche dell'accaduto. L'immediata perquisizione domiciliare svolta dai carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna ha permesso di rinvenire all'interno dell'abitazione ingenti quantità di sostanze tossiche per le quali sono ancora in corso analisi.